Domani si terrà la conferenza dei sindaci per esaminare, secondo quello che dice Ceriscioli, il piano sanitario. Io premetto che sul piano sanitario io non parlo senza un mandato della comunità, del popolo e dei cittadini, tant'è vero che io ho fissato già per la fine di ottobre il Consiglio Comunale aperto proprio per raccogliere la volontà e l'indirizzo dei miei cittadini sulla questione sanitaria. Detto questo, non mi voglio esimere di precisare e confermare la mia posizione per quanto riguarda l'ospedale. Con l'atteggiamento che Ceriscioli ha assunto negli ultimi 2 mesi, ha confermato il presidente della giunta regionale che non è il presidente di tutti i marchigiani e sicuramente non è il presidente dei cittadini che abitano della provincia di Ascoli Piceno, perché il suo costume, la sua tecnica negli ultimi 2 mesi e soprattutto dopo le ultime sue uscite anche a Colli del Tronto, ha dimostrato che ha un'unica volontà, quella di dividere i cittadini del Piceno, un po' come sempre ha fatto il PD della nostra provincia, che negli ultimi anni ha collezionato sconfitte proprio perché ha cercato sempre e comunque di forzare le situazioni, spesso inseguendo interessi di nicchia di carattere fra l'altro non politica. Perché diciamo questo? Perché la situazione è veramente kafkiana, perché noi stiamo parlando di un ospedale e di più ospedale, di una rete ospedaliera senza che vi sia un atto amministrativo con debita copertura economica che riguardi questo tema. È una situazione surreale, grottesca. Noi spesso siamo sollecitati ad esprimerci rispetto a una cosa che non esiste e addirittura ora c'è un approfondimento del dibattito su una cosa che però non cessa di essere assolutamente inesistente. Insomma, è una politica senza né capo né coda, rispetto alla quale noi in maniera forte e chiara ribadiamo la nostra posizione. Chiediamo che vi sia un atto amministrativo con tanto di copertura economica che documenti la volontà reale di Ceriscioli di realizzare l'unico ospedale. Da questo punto di vista, anche quando vi sarà, noi saremo sempre e comunque della stessa posizione che sosteniamo addirittura dal 2008, quando ovvero da consigliere regionale proposi con un'apposita proposta di legge regionale la realizzazione dell'azienda ospedaliera Marche Sud su 2 plessi. Questa è la posizione del Comune di Ascoli, azienda ospedaliera su 2 plessi, perché le due città hanno diritto di avere la loro ospedale, sia Ascoli che San Benedetto, ma in forma di azienda ospedaliera, esattamente come era previsto nel piano approvato nel 2012 e che aveva vigore e efficacia fino al 2014 dalla giunta di centrosinistra, fra l'altro guidata da Gianmario Spacca. Azienda ospedaliera su 2 plessi vuol dire una soluzione che evita anche gerarchie fra i 2 ospedali, che devono essere, a mio modo di vedere, uno nuovo, perché è improponibile quello attuale di San Benedetto, in prossimità di uno dei 2 caselli autostradali di San Benedetto, e una riqualificazione profonda del Mazzoni, che con 30, 40 o 50 milioni può essere un super ospedale. Insomma, noi chiediamo in definitiva pari dignità con la provincia di Pesaro, dove per effetto dell'ultimo protocollo d'intesa siglato dalla regione e dal comune di Fano vi sarà un'azienda ospedaliera, un ospedale di base a Fano ricompreso nell'azienda ospedaliera, una superclinica già convenzionata con posti letto a Fano e addirittura è notizia di qualche giorno fa che in uno stabilimento che si trova in periferia a Pesaro, in località Muraglia, sono stati investiti per attività di tipo oncologico quasi 7 milioni di euro. Ecco, noi cerchiamo e chiediamo di non essere cittadini di serie B, questo lo precederemo domani ulteriormente, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La sensazione è che l'atteggiamento di Ceriscioli tradisce la
consapevolezza di essere a fine corsa. Del resto, solo chi è a fine corsa nomina un'ex senatrice non rieletta del Partito Democratico, che non si occupa e non si è mai occupata di liste d'attesa, di seguire quello che è invece il problema più delicato, più serio di tutta la sanità marchigiana. Ma quando uno recupera e ripesca cittadini e senatrici, quantunque come dire, gradevoli e meritevoli di fiducia, ma che sono comunque dei trombati, vuol dire che si è veramente a fine corsa.